È stato attivato il servizio di vigilanza H24 anche nel pronto soccorso del Maggiore di Modica, a darne notizia la segretaria provinciale del Nursing, il sindacato degli infermieri. L'intervento riguarda adesso anche Modica, dopo Ragusa e Vittoria. Ciò permetterà, si legge nella nota, agli infermieri di lavorare e di poter svolgere il proprio compito in serenità, evitando così interruzioni di pubblico servizio che invece giornalmente, sia in modo verbale ma qualche volta anche fisico, ha distolto l'esercizio della funzione degli stessi dipendenti. Siamo giunti alla chiusura di un percorso, dichiara la segretaria, promosso dal Nursing, che permette finalmente di garantire un minimo di tranquillità al personale che opera nei pronto soccorso e nel caso specifico in quello di Modica. Ricordiamo come negli ultimi mesi sono state evidenziate problematiche, tra l'altro non indifferenti, nell'erogazione dell'assistenza al pronto soccorso, con ritardi legati soprattutto alla carenza di personale. Anche la sicurezza rappresenta quindi un primo passo verso l'efficienza. L'adeguamento nei pronto soccorso deve però continuare anche sul piano del personale ed anche a livello infermieristico, considerato che il bacino di utenza è al di sopra di quello dei confini provinciali. Dal Nursing poi fanno sapere che la pandemia ha peggiorato e non poco la situazione nei vari nosocomi. L'attività regionale messe in campo nel 2018 con l'approvazione delle linee di indirizzo proprio per la gestione del sovraffollamento nelle strutture, supportate dall'azione di ogni azienda sanitaria provinciale, sebbene all'inizio abbia dimostrato un miglioramento, è stata completamente azzerata dalla pandemia, che ha fatto così saltare tutti gli schemi e l'organizzazione, non solo però a livello provinciale e regionale, ma su tutto il territorio nazionale. Adesso infatti si pensa ad altre ipotesi e su come quindi cercare di far fronte al fenomeno del sovraffollamento.